sistema. E noi come facciamo a pompare soldi nel sistema se non ce li abbiamo questi soldi? Ma questo è, diciamo, il modello sociale europeo all'ennesima potenza, quel modello che c'è in tutta Europa e che quando funziona bene consente di far sì che tutti i bambini abbiano l'asilo, la scuola, la sanità pubblica gratuita, la scuola, la ricerca. E questo lo si riesce a fare con due cose: la progressività delle imposte, dove c'è la flat tax, queste cose non si possono fare. Queste cose si finanziano con la progressività delle imposte. E poi. Però voi la flat tax non la togliete. Noi la toglieremo. Quella sulle partite No, IVA fino a intanto noi. 65.000 euro non la togliete. Vediamo, intanto noi facendo questo governo abbiamo impedito di smantellare il sistema della progressività delle imposte che Salvini voleva fare, ricordate il cartello 15% sul parco di Milano. Se si fa quella cosa lì, non solo non si va in Finlandia, ma si esce dall'Europa e si va, non so, nei Balcani, cioè non c'è più la sanità pubblica, non c'è più la scuola pubblica. E noi questa cosa qui l'abbiamo fermata. Poi io ho detto, e lo faremo, che aboliremo, questo riguarda le partite IVA, questa parte aggiuntiva di flat tax, e non nascondo che Lo io farete personalmente, quest'anno, sì, subito quella sopra i lo fate. Cioè, quindi 65.000 euro. tornerete ai 30, fino ai 30.000 euro? No, quello che ho detto è che Ah, questa che sopra i 60. scatterebbe in vigore sopra i Ah, sopra 65.000 euro fino a 100 non la non entrerà, metteremo. rimarrà 60. Poi c'è una, diciamo, io personalmente non nascondo le mie posizioni e quindi io non amo anche quella attuale. Naturalmente bisogna tenere presente che cambiare costantemente il regime fiscale ad anno in corso è anche una cosa complicata. Quindi per il momento l'orientamento della maggioranza, ma naturalmente discuteremo, è quello di ovviamente non fare la flat tax come voleva fare Salvini, eliminare questo pezzo aggiuntivo e discuteremo su questo.